Calabria is a land of fierce beauty. But for decades, these mountains have been the home and the hideaway of a vicious mafia syndicate. From these small villages, the 'Ndrangheta has built a global criminal empire worth $80 billion a year. It rules with violence and intimidation. La 'Ndrangheta invece ci dà in silenzio, ti fa scomparire, non sappiamo che fine fai. Now the Italian state is fighting back. It's arrested and charged hundreds of people in a bid to crack open the mafia. One man is leading the charge, and he's risking his life to do it. Cioè, se io mi fermassi oggi, mi sentirei un vigliacco, e per me non ha senso vivere da vigliacchi. It's given the locals the courage to speak out. Dirglielo chiaramente che per voi, con i vostri atteggiamenti, in questa piazza non c'è spazio! But can this major trial loosen the iron grip of the 'Ndrangheta? In the Calabrian province of Vibo Valentia, Sara Scapula and her husband Francesco are visiting their son's grave. Io vengo a trovare mio figlio lì. Quella è. Io sono morta con loro. Questa era la mia famiglia. Se mio figlio non c'è più, non ci sono neanche io, e neanche suo papà. 4 years ago, Matteo, their only son, was killed by a bomb planted in the family car. The bomb went off here in this laneway, close to the family farm. I carabinieri stessi. Both Francesco and Matteo were in the car. Sara came rushing down, but there was nothing she could do. Vedevo lingue di fuoco alzarsi altissime nel cielo ed erano a turbinio. Her husband Francesco escaped, but her son did not. E sentivo la sua voce per terra che diceva: corri Sara, va salvalo, Matteo è lì che brucia. You must have been terrified when you saw. A vedere suo padre che bruciava lì, che scendeva il grasso quasi della pelle, e sapere che mio figlio era lì. The bomb was the work of their neighbor, a member of a powerful Calabrian mafia family, the Mancusos. The violence was the culmination of a 30-year dispute over land. Siamo circondati noi dai Mancuso. Qui sopra è loro. Sempre che l'hanno presa alle persone, non hanno mai pagato. Quella è loro. Quella dove gli aranci è loro. Matteo's death was the ultimate punishment for Sara and Francesco's refusal to hand over their land. The Mancuso family want your land so badly, they have tried to kill your husband, they have murdered your son. Will you ever give up the land? Non piegherò mai la testa davanti a un mio simile. E perché non hanno diritto di sopraffare le persone. For decades, the Calabrian mafia has controlled this region with threats, violence, and friends in high places. Now the Italian state is taking them on. We're about to meet the man leading the operation. This is the spot we've been told to come to and wait.
Ah, perfetto, ok. Venite con me. Allora, come vi volete organizzare? Buongiorno, ciao. My name is Fran. Nicola Gratteri is one of Italy's top mafia prosecutors. He's been on the mafia kill list for decades and lives under constant police protection. About 10 security guards follow his every move. Ci sono 24 ore su 4, c'è un sistema di sicurezza come se fosse una caserma, no? La videosorveglianza e l'esercito a casa. This is when he's most vulnerable. Every car trip could be his last. Judge, are you ever afraid making this drive into work? Beh, la tensione c'è sempre, la paura c'è sempre. E bisogna stare sempre attenti, bisogna sostanzialmente addomesticare la paura, cioè parlare con la morte. Gratteri is now more at risk than ever. After years of investigation, he's putting hundreds of people on trial for the crime of belonging to or aiding the Calabrian mafia. The case is being heard here in this purpose-built courthouse, guarded by the Italian army. Doesn't look like a courthouse. Questa è la più grande aula bunker che c'è nel mondo occidentale. It's enormous. Allora qui c'è il pubblico. Qui il pubblico. The public come here. Sì. 1000 posti a sedere, 1000 posti. Possono stare 1000 persone sedute. Ci sono posti per 600 avvocati, possono stare seduti. Gratteri has big ambitions for this trial. Ma questo è un processo importante non per il numero, ma perché questo processo dà la possibilità di spiegare come l'Ndrangheta sia in relazione con pezzi delle istituzioni, con pezzi della classe dirigente. The charge list is long. Murder, extortion, drug trafficking and money laundering. 70 people have been convicted, but about 300 still await trial. They're calling it the trial of the century, and they've transformed this old call centre into a huge courtroom. Giving evidence behind us right now is a member of the Secret Service, which really just underlines the significance of this trial. Gratteri works out of an office half an hour away in the city of Catanzaro. Born in Calabria, he knows his enemy well. Ma possiamo parlare di famiglie di 'Ndrangheta che hanno che controllano il respiro, controllano il battito cardiaco di un territorio, cioè qualsiasi cosa avviene su quel territorio, in quel comune, passa al vaglio delle famiglie di 'Ndrangheta. Why you? Why this mission for you? You grew up here with some of the mafia, you went to school with some of these people on trial. Why do you think it is that some of them joined the mafia and you didn't? Quindi io sono stato fortunato perché sono nato in una famiglia di persone oneste. Se fossi nato in un'altra famiglia, forse oggi sarei un capo mafia. What motivates you? Tanto di amministrare giustizia, di fare il mio dovere, e poi anche di fare qualcosa di concreto per la mia terra, fare qualcosa a rendere più vivibile questo territorio, rendere meno triste o più felici gli abitanti. The Calabrian mafia is made up of hundreds of families who each control their own bit of territory. Their blood ties make them notoriously difficult to penetrate. Turning on one's own is a death sentence. This trial focuses on one of its most powerful clans, the Mancusos and their associates. They're alleged to control the province of Vibo Valentia. And the man accused of leading the clan is Luigi Mancuso. Ma una figura carismatica che
ha frequentato persone importanti della società, cosiddetta società civile, ha frequentato persone importanti del mondo delle professioni, ha frequentato persone importanti delle istituzioni, del mondo politico. Quindi è una persona molto autorevole, ritenuta. Più che oltre che di narcotraffico, si interessano della vita sociale, politica ed economica di un territorio. Cioè stiamo parlando di uno Stato dentro lo Stato formale. Luigi Mancuso denies all charges. The 'Ndrangheta rules this region by intimidation and force, controlling the local economy by violent extortion. Shop owners that push back against the protection racket pay a high price. Carmine Zappia found himself at the mercy of the Mancusos when he couldn't make the repayments on this building, home to his furniture business. Antonio Mancuso, brother of the alleged clan head Luigi, was sent in as a debt collector. Sì, il boss veniva e si sedeva su questa sedia, Antonio Mancuso. Qui di fronte a me, sì. Repayments started at 5,000 euros a month. Anche se il boss si lamentava che erano pochi e non bastavano neanche per l'affitto. Quindi da queste parole del boss ho capito io che là non si finiva più di pagare. When he couldn't pay anymore, Carmine reported Antonio Mancuso to the Carabinieri. But that decision ruined his life. La città ha reagito, diciamo, male. Siccome, diciamo, ci conosciamo tutti, la maggior parte sono tutti parenti e tutto, quindi penso che stanno più con Mancuso le persone che con me. Cioè, sono dalla parte di Mancuso, cioè, spalleggiano, diciamo, il boss. Prima, diciamo, ero prigioniero dell''Ndrangheta. Con la tutela sono diventato prigioniero dello Stato. Però è sempre meglio avere dei carabinieri dietro, diciamo, che dei mafiosi. The Mancuso's influence is felt all along this coastline. So Vittoria, which is your apartment? Can we see it from here? Quell'appartamento lì, all'ultimo piano, con le vetrate. The whole top floor. Yes. 23 years ago, Vittoria Sicari put her apartment on the market here in the town of Vibo Marina. An associate of the Mancusos came along to an open house inspection. What happened next was shocking. Per cui è entrato con una scusa, quella di prendere delle misure per posizionare in futuro dei mobili. He obviously liked what he saw because he and his family moved right in without ever actually paying for the property. And 23 years on, she still can't get them out. Non ha mai restituito le chiavi, quindi si è appropriato indebitamente dell'appartamento. When she tried to get her property back, Vittoria says the man occupying her flat threatened her. Questo tizio mi ha detto: la smetti di perseguitarmi perché la casa è mia, non è tua, oppure ti uccido. Such is the power of the Mancusos that it took Vittoria 15 years to find a lawyer. Buongiorno, fronte. Buongiorno. Prego. Finally, an outsider took on the case. Sicilian-born Giovanna Fronte. A che punto volevo sapere a che punto siamo, se ci sono degli aggiornamenti. Sì, stiamo andando avanti con la procedura, quindi lenta, però siamo. Dovremmo essere già comunque a buon punto. 23 anni, 24. Non importa.
With Giovanna's support, Vittoria has decided to give evidence at the maxi trial. Noi ci auguriamo che il territorio veramente riesca a risvegliarsi da questo, dal torpore in cui vive da molti anni. Giovanna says it's hard to take on the Mancusos. Non danno l'idea di persone che so, cruente, crudeli, irruente o prepotenti. E questo è il fascino, tra virgolette, dell''ndrangheta, perché si cela dietro questa forma di perbenismo che fa emergere nel contesto sociale in cui si opera quel consenso per dire: ma quella è una brava persona, perché io dovrei accusarla di qualcosa se è così gentile, così brava e così educata e rispettosa. For 4 years, the prosecutors and the Carabinieri gathered evidence against the Mancuso clan. As they got close to arresting them, it nearly all fell apart. The 'Ndrangheta had people on the inside. Nicola Gratteri summoned Colonel Bruno Capece and others to his office. Ci ha comunicato che andava anticipata un'operazione così importante di un giorno perché c'era la rischia di fuga di notizie e quindi il pericolo che molti degli indagati potessero scappare. The Carabinieri moved fast, arresting more than 300 people on that night. E guardi, è stata una delle operazioni di polizia più importanti degli ultimi anni. Non solo per la Vibo Valentia e la Calabria, ma in tutta Italia. Consideri che abbiamo impegnato oltre 3.000 carabinieri provenienti anche da altre parti d'Italia in rinforzo per conseguire contemporaneamente un numero di arresti incredibile. La vostra presenza affettuosa il 24 di dicembre per noi è veramente un segno di affetto e di gratitudine. After years of living in fear and silence, the locals came out to show their gratitude. È stato un qualcosa di unico che ha rotto una serie di tabù. La cosa più bella è che la popolazione ha vissuto un senso di liberazione, un senso di festa. One of the most high profile of those charged was a former senator in the Berlusconi government, Giancarlo Patelli. For many years, Patelli was Luigi Mancuso's lawyer. But prosecutors allege he was much more than that, charging him with indirect mafia involvement, meaning he helped the 'Ndrangheta. I've come to meet Salvatore Steano. He's defending former Senator Patelli in the maxi trial. Buongiorno, Avvocato Steano. My name is Fran. Piacere. Oh. Si? At his villa by the sea, the walls are covered floor to ceiling in artworks painted by his wife, Rosanna. This is beautiful. Rosanna, you must paint all the time. Paint. Salvatore Steano is an experienced defense lawyer. Over the years, he's represented people who are up on mafia charges. Patelli is his latest client. Giancarlo Patelli è un collega molto bravo, quotato a livello nazionale, che si è trovato all'interno di una indagine devastante. Giancarlo Patelli, ritengo, da tecnico, sia un uomo innocente. The main charge against Patelli is that he sought access to confidential statements made by a mafia informer, a man named Andrea Mantella, who'd blown the whistle on the Mancusos. Se Giancarlo Patelli ha tentato di trovare i verbali di Mantella per darli a qualsiasi altra persona del mondo, Giancarlo Patelli merita di essere decapitato. Giancarlo Patelli deve morire.
deve morire in un carcere con sofferenze atroci perché ha tradito non se stesso, ha tradito la mia toga. Perché sarebbe un fatto non grave, un fatto irredimibile, immedicabile, cioè non c'è medicina. Ma Giancarlo Pittelli non ha richiesto ad alcuno i verbali, non c'è prova. Perché in carcere Giancarlo Pittelli? Giancarlo Pittelli is also accused of being a mafia fixer who used his high-level connections to help the clan. Giancarlo Pittelli, da avvocato, ha venduto la propria coscienza ad una presunta cosca di 'Ndrangheta. Questo è il tema. Da quello che stiamo ricavando nel processo, entriamo nel vivo, sembra che Giancarlo Pittelli, purtroppo, è come se fosse un clandestino a bordo di questo processo. I comportamenti di Pittelli, se siano o non siano etici, non posso io giudicarlo, perché non ho gli strumenti e non sono suo padre, non sono Gesù, non sono Dio. The 'Ndrangheta's decision makers are down south in Calabria, but the money makers have moved north. Milan is Italy's financial capital, the perfect place to launder money, colonize the legal economy, and accumulate power. Around here, they say, questions aren't asked when there's money to be made. Public prosecutors in Milan are investigating the 'Ndrangheta's international drug business. It controls about 80% of Europe's cocaine trade. Drug trafficking is the main source of revenue for this global syndicate, which turns over $80 billion a year. La 'Ndrangheta è una, se non la principale organizzazione al mondo nel traffico di cocaina. È un broker importantissimo ed è un'organizzazione estremamente affidabile per i cartelli sudamericani. Prosecutor Alessandra Dolci is the head of Milan's anti-mafia department. She says that every powerful 'Ndrangheta family also operates in the north. The Mancusos are in her sights. Sono considerati una famiglia potente perché lo sono in Calabria. Ho avuto investigazioni su soggetti vicini alla famiglia dei Mancuso, operanti in Milano e sono indagini che l'hanno visti coinvolti in traffici di sostanze stupefacenti. In her 20 years in the job, prosecutor Dolci has watched on with alarm as the Calabrian mafia has infiltrated the North's business and political networks. Tonight, at this gathering of Lake Como's rich and powerful, Dolci has come to warn about the dangers posed by the 'Ndrangheta. Problema di prevenzione e ancora a monte un problema etico. Dobbiamo far capire ai nostri imprenditori, ai nostri professionisti che fare affari con la 'Ndrangheta non conviene. Alessandra Dolci knows how hard it is to break the 'Ndrangheta. She ran her own maxi trial and fears that, like her, Nicola Gratteri won't be able to beat them. Me lo auguro, ma purtroppo temo che non sarà così perché pensavamo di aver inferto un colpo quasi mortale con Infinito Crimine e così non è stato. Sono resilienti. In Calabria, the people of Vibo Valencia are desperate for change. Today, students are occupying the town's main square to say no to the 'Ndrangheta. Vibo libera! Vibo libera! È necessario uno scatto d'orgoglio, è necessario ripartire, è necessario un impegno forte, è necessario contagiarsi. Di fronte a questi atti è necessaria una sana rabbia, una rabbia che diventa impegno, che diventa responsabilità. Io vengo da San Donofrio, un paese dove la mafia è il simbolo della società, dove se non sei mafioso non c'è nessuno a San Donofrio. Io sono qua per dire che uno può fare la differenza.
Anti-mafia activist Giuseppe Borello organised the rally. He believes educating the younger generation is the only way to rid the region of the 'Ndrangheta. Tra di noi ci sono quegli infiltrati che vogliono fare i disturbatori. Bisogna dirglielo chiaramente che per voi, con i vostri atteggiamenti, in questa piazza non c'è spazio! Borello says that Gratteri's maxi trial has increased people's belief in the state. Sicuramente è aumentato il numero dei collaboratori di giustizia, un fatto che non è una novità assoluta nel contesto 'ndranghetistico calabrese, ma sicuramente quello vibonese sì. Quindi ci sono personaggi anche di spicco della 'Ndrangheta che capiscono che è il momento opportuno anche di collaborare con lo Stato, perché si fidano dello Stato. Family friend Anna has joined Sara and Francesco for lunch. The couple, whose son Matteo was murdered, say their community felt abandoned by the state. Così come conoscevamo perfettamente, perché le denunce che Sara faceva non ottenevano un risultato, perché a livello di professionisti, avvocati, giudici erano corrotti e collusi. Fin dall'inizio sapevamo che noi saremmo morti in quella maniera. Sara feels that things are changing under Nicola Gratteri. Last December, their neighbour, Rosario Mancuso, was sentenced to life in prison for ordering the car bomb. Molta speranza. Io fin da principio, quando c'è stato l'omicidio di Matteo, circa 4 anni fa, lo farà a luglio, ad aprile, e ho avuto fiducia soltanto in Gratteri. But not everyone in the region is rallying behind Nicola Gratteri. Lawyer Giovanna Fronte says some are deliberately undermining the prosecutor's work. Macchina del fango contro la procura distrettuale di Catanzaro. Questo lo si deve anche dire, perché così opera la 'Ndrangheta. Quel povero Luigi Mancuso che è in carcere e che faceva semplicemente del bene al territorio, perché faceva lavorare, perché dava lavoro, perché apriva delle possibilità. Dall'altro lato che cosa abbiamo? Una procura cattiva, malvagia, che ha messo dentro delle persone. Allora. Sto scendendo adesso un secondo, che ho un attimo solo, arrivo. The key question is whether going after one 'Ndrangheta family is enough to make lasting change. Judge, perhaps the ultimate criticism of your maxi trial is that it's focusing on one family. So if you bring down the Mancuso, there'll be another family to come up and take their place. Isn't that true? È ovvio che c'è il rischio che un'altra famiglia o dei giovani possano prendere il posto. Questo rischio c'è ed è concreto e sta alla società civile impegnarsi un minuto dopo a occupare quegli spazi. What does life look like for you and for your family day to day? Nessuna vita. Quando si inizia non si pensa di arrivare a questo target, a questo livello di esposizione e quindi di sicurezza. Per me 30 anni fa era inimmaginabile che oggi sarei in questa gabbia. Però non c'è alternativa, bisogna andare avanti, bisogna fare bene il proprio lavoro, costi quel che costa nei confronti di chiunque. Cioè, non c'è un'alternativa. Cioè, se io mi fermassi oggi mi sentirei un vigliacco e per me non ha senso vivere da vigliacchi. Do you think you'll ever be free of the 'Ndrangheta? Do you think you'll ever be free to live a normal life again? No, penso di no. No?